Qualche domanda? Domande? Tutti i diritti. E quindi scusa, come consiglio su come rapportarci la società, come rapportarci alla luce di questi grandi insegnamenti? Come rapportarci nella società alla luce di questi grandi insegnamenti? È una bella domanda. La risposta è semplice, nel senso che la società è quella che noi sentiamo con dei valori che noi possiamo giudicare in maniera negativa o positiva. Quindi dobbiamo stare molto attenti alla nostra sensibilità. Noi siamo sensibili a questi valori e la nostra sensibilità è quella che è la nostra guida. Nessun insegnamento filosofico può dirci di essere sensibile a una cosa e insensibile a un'altra. Nessuno. Sarebbe un guaio se qualche entità o qualche insegnamento filosofico ci dovesse dire che è più giusto essere sensibili a una cosa rispetto a un'altra. Fosse anche dire una cosa, essere sensibili verso gli animali, no, perché tanto l'animale non è così importante come i bambini. E magari dice invece di essere aiutare gli animali, perché non vai in Africa a aiutare i bambini che muoiono di fame? Sono quelle condizioni o sono quelle affermazioni così difficili da fare, così assurde, che non... Certamente se uno deve fare una scelta, dice beh io aiuto gli animali, faccio un'associazione per aiutare gli animali randagi, gattini randagi, oppure faccio un'associazione per aiutare i bambini in Africa che muoiono di fame. Facciamo questo paragone? Vogliamo farlo davvero? È difficile farlo, è chiaro che uno sceglie bambini in Africa piuttosto che i gattini randagi, ma non è quello che ci hanno detto, o non è nessuna indicazione di moralità, di etica, o di... è una questione di il proprio momento vitale, la propria posizione sociale, il proprio ambiente in cui uno vive ci sta suggerendo delle cose. Io non sono in Africa, probabilmente se io fossi un dottore e qualcuno mi desse un biglietto, vuoi andare in Africa? Ecco che l'occasione c'è, vado in Africa e probabilmente aiuterei i bambini. Ma io non sono un dottore, non posso aiutare i bambini, certo ci sono altre forme di aiutare i bambini in Africa, eccetera. È una questione di sensibilità e occasione. Se uno è sensibile, sente, è colpito socialmente da una situazione piuttosto che un'altra, ecco che quella situazione sociale, ambientale, vuol dire che è necessaria per lui, vuol dire che in quel momento bisogna che lui agisca ed è giusto che lui agisca in quella forma e nessun altro lo può giudicare, perché è la sua vita.